Per completare questo video e per leggere i 7 libri ho dovuto ottimizzare al massimo tutti i tempi, quindi ho letto mentre mi lavavo i denti, mentre facevo colazione, mentre pranzavo, mentre cenavo, mentre mi asciugavo i capelli e addirittura mentre facevo la cicletta. A fine video vi darò dei consigli per come leggere di più. Oggi è domenica 1 settembre e invece di riposarci ho pensato di fare questo video ed è una delle sfide più difficili che abbiamo portato su questo canale. Andrò a leggere 7 libri diversi in 7 giorni, quindi un libro per giorno, e credo sia la sfida più difficile che abbia mai fatto su questo canale. Per completare questa sfida le regole sono semplici: non sono ammessi libri di poesie, non sono ammessi romanzi e non sono ammessi i fumetti. L'obiettivo è quello di leggere dei libri che possano insegnarmi qualcosa, lavorativamente parlando, tra virgolette. Ogni giorno dovrò leggere un libro. Ovviamente non sceglierò mattoni, non sceglierò fumetti, non sceglierò libri che ho già letto. E inizieremo da questo. Come imparare il cinese in 30 giorni. È un libro di 150 pagine, più o meno, 150 pagine. Iniziamo. Tra una pagina e l'altra siamo arrivati alla pagina 17. Sto andando un po' a rilento, passata tipo un quarto d'ora, e mi sono trasferito fuori perché non riuscivo più ad essere concentrato in camera, quindi leggevo e non capivo. Adesso proviamo qui fuori, vediamo che cosa succede. E poi tra l'altro ho pensato che questo libro va letto in 30 giorni, quindi sto un po' barando la lettura di questo libro, ma pur di fare questo video bariamo, poi lo rileggerò con calma perché voglio imparare il cinese. Però è praticamente sera, abbiamo completato la lettura, non ricordo quasi una mazza, però ho imparato che ni hao vuol dire tipo stai bene, no? Qualcosa del genere, sto bene, wu vuol dire io, ni tu, per dire come stai, ni hao ma è praticamente una sorta di particella per fare la domanda. Ho imparato a dire grazie, si dice xie xie. Vabbè, a parte questo, abbiamo completato il primo libro per il primo giorno e sono già 150 pagine di lettura e ho scelto il libro che andremo a leggere domani, L'arte della SEO. È un libro che renderà la challenge ancora più complicata perché sono più o meno 250 pagine, quindi inizierò dalla mattina. Mi sveglierò presto per iniziare la sfida perché in tutto questo domani dovrò anche lavorare, quindi il tutto diventa molto complicato. Oggi è stato molto più complicato di ieri completare il libro perché è lunedì, perché oggi ho lavorato, sono andato in palestra, quindi dedicare del tempo a tutte queste pagine è stato difficilissimo. Restano altri 5 giorni, qui sono i libri, ecco i primi due che abbiamo letto. Domani forse questo. Mi sembra che domani abbiamo programmato Napoleon Hill, Le regole d'oro, 12 formule per il successo. Siccome negli ultimi giorni ho letto senza capire granché di quello che stavo leggendo e abbiamo completato Come imparare il cinese velocemente, L'arte della SEO, Le regole d'oro del successo, Lavoro senza padroni, oggi leggiamo Il metodo Aranzulla e per gli ultimi due giorni abbiamo Scrittura creativa per il web e Marketing narrativo. E siccome negli ultimi giorni appunto vi stavo dicendo che tra il lavoro, la palestra, sto cambiando il set dietro per i video e tra gli altri impegni non è che ho capito molto di quello che stavo leggendo, bensì leggevo soltanto per completare la sfida, quindi era alquanto inutile. Quindi mi sono informato oggi tramite alcuni blog e ho trovato su efficacemente.com 3 tecniche di lettura veloce. La prima è la pena miracolosa, non so se avete mai visto le gare dei cani che corrono praticamente, si utilizza una lepre finta per fare in modo che i cani corrano dietro questa lepre finta. Lo stesso vale per la lettura, per questa tecnica, utilizzi
come puntature, come preda, utilizzi la penna o una matita, mantieni una velocità costante. Il tuo occhio dovrà seguire quel puntatore in modo tale che tu continuerai a mantenere quella velocità. Ovviamente va allenato gradualmente. Piano piano cerchi di aumentare sempre di più la velocità della penna o del puntatore che hai scelto. Regola numero 2, le frasi magiche. Fin da bambini ci insegnano a leggere parola per parola. Secondo questo metodo non devi leggere così, ma bensì trarne le parole chiave per capire il senso della frase velocemente. Ovviamente ci vuole allenamento anche in questa tecnica. E come si fa a leggere frase per frase e non parola per parola? Si utilizza la terza tecnica, che è l'occhio di lince, dove praticamente imparerai a leggere frase per frase ma non parola per parola, quindi trai il senso velocemente di ogni frase in modo tale da capire il paragrafo che stai leggendo, il capitolo o che sia. Praticamente scorrendo da una frase all'altra cercando di coglierne il senso, piano piano il tuo cervello si abituerà a capire il ritmo. Nei prossimi 3 giorni, oggi, domani e dopodomani, proverò ad utilizzare questo metodo e vediamo se è più efficace del metodo che stavo utilizzando fino ad adesso. Oggi siamo all'ultimo giorno della sfida. È stata una delle sfide più intense del canale, l'avevamo già previsto. Ho portato il libro con me perché dobbiamo fare dei servizi. Mi mancano le ultime pagine e abbiamo finito. I know you're just a gone away. Keep thinking about that big sky I've seen so many times before. Ufficiale ragazzi, sfida terminata, però abbiamo fallito. Ieri abbiamo fallito, restavano 30 pagine da leggere, non ce l'ho fatta, sono andato a letto esausto, quindi missione fallita. Se vi interessano i libri che ho provato a leggere in questa settimana, lascio il link in descrizione. Se vi vengono in mente altre nuove sfide che posso replicare in 7 o in 30 giorni, scrivetelo nei commenti, magari possiamo trovare qualcosa di carino da provare. Noi ci vediamo al prossimo video, settimana prossima, ciao! Se questo video ti è piaciuto, clicca mi piace e commenta dicendo la tua. Io sono Arcangelo Gaiazzo, sono un minimalista, ho scritto libri come Il meglio di ciò che sei e La fragilità è un pregio. Adoro viaggiare e condividere con voi le mie esperienze. Ogni settimana carico un video sul minimalismo, l'economia e tanto altro. Non perderti gli altri video.